San Pier d'Arena viene sempre un po', raccontata come un quartiere povero, povero di cultura, povero di persone interessate alla cultura. Per me è stata una grande scoperta invece, perché, nel momento in cui noi abbiamo aperto c'è stata una grandissima curiosità delle persone che passavano da queste parti, amici che vivono in questo quartiere. La richiesta è proprio questa, di fare delle cose legate alla cultura, di poter avere degli spazi dove fare della lettura. Dà proprio l'idea che le persone hanno fame di questo. Siamo in farmacia, spazio sociale. È uno spazio sociale della cooperativa Il Biscione ed è uno spazio polivalente dove è possibile fare diverse attività, tra cui la sartoria che ha un ruolo abbastanza importante. Noi come cooperativa Il Biscione a San Pier d'Arena abbiamo una struttura madre bambino, due strutture SPRAR e il centro servizi per minori. La richiesta un po' da parte delle persone di cui noi ci occupiamo è stata quella di avere un po' dei luoghi dove poter star bene. Il luogo è organizzato in maniera tale che ci sia una sala video e uno spazio invece più didattico dove l'abbiamo utilizzato per fare corsi di italiano agli stranieri, per fare laboratori creativi per i bambini dei centri servizi e per fare i corsi di sartoria. Spazio Sartoria è nato con un'idea anche di renderlo un luogo produttivo. L'idea è quella di pensare ad una produzione sensibile che possa essere, come dire, realizzata senza avere chissà quale competenza di sartoria, per cui degli oggetti molto più legati alla creatività, giochi educativi, insomma noi siamo educatori, per cui facciamo questo e siamo un po' questo, ecco. Noi abbiamo sempre un pensiero che sia un'attività per persone anziane. Il che non è assolutamente vero perché ha una fascia di età davvero molto ampia, per cui arriva la ragazzina di 16 anni che è curiosa di imparare, come la signora di 70 anni che invece ha il piacere di insegnarglielo. Per me è stata proprio la realizzazione di un grandissimo sogno, perché devo dire, ho iniziato con questa passione per il cucito, nata davvero da piccoli laboratori fatti in struttura. Man mano questa cosa è diventata molto importante nella mia vita, per cui io non potevo non portare questo pezzo della mia vita, che sta diventando un pezzo fondamentale proprio oltre che del mio lavoro. Attraverso il cucito devo dire che si ricuciscono un sacco di cose, per cui c'è un lavoro che va al di là dell'attività, del prodotto che si viene a costruire. Si crea proprio la relazione, si riparla di alcuni pezzetti di noi stessi e riusciamo in qualche maniera a darci un senso, no? A farli diventare anche qualcos'altro. Noi qua abbiamo delle persone che hanno vissuto delle esperienze terrificanti ed è importante che queste cose possano essere, come dire, vissute e accettate. Possiamo anche amare delle cose molto belle, anche se noi abbiamo vissuto delle cose orrende. Lo spazio nasce proprio dal desiderio di offrire un servizio a tutto il quartiere, per cui se c'è un gruppo di persone che già si vede e desidera avere un altro luogo dove potersi vedere, questo è il posto ideale. Può accogliere sia artigiani sia artisti che abbiano voglia di
condividere la propria esperienza, quindi il proprio sapere, e abbiano voglia, non so, di organizzare dei corsi di formazione, dei laboratori, renderlo un po' un luogo di tutti, no? Un luogo dove si possono fare più cose e anche riscoprire un po' le arti antiche. Dell'Italia che cambia, io sento che finalmente in ogni luogo che vado io incontro altre persone come me, per cui vado a teatro e incontro altre persone di colore che stanno andando a teatro. Finalmente c'è un paese che si sta colorando e sta vivendo tutti i luoghi.